confronto che inevitabilmente deve partire dal risultato delle ultime amministrative, con Vito Leccese eletto sindaco di Bari in quota PD con oltre il 70% dei consensi e Fabio Romito, candidato per il centrodestra, sconfitto con il 29% dei voti. Alla luce dunque della debacle elettorale, questo è il termine utilizzato da tanti, parte del popolo di centrodestra si è riunito a Villa Romanazzi Carducci per fare il punto della situazione, confrontarsi, analizzare gli errori commessi e soprattutto capire insieme da dove ripartire. Innanzitutto auguri di buon lavoro al sindaco Vito Leccese. Da dove si riparte? Si riparte da noi stessi, dalle nostre idee, dai nostri contributi e dall'entusiasmo che questa sera riscontriamo in questa sala per incominciare a costruire, ad allargare un centrodestra ampio e arioso, come ci ha insegnato Pinuccio Tatarella, e rimetterlo in una direzione vincente dopo una debacle che è successa. L'errore più grande è sicuramente la tempistica. Fabio Romito o chiunque altro andava candidato molto tempo prima, insieme al programma, e dovevamo farci trovare pronti, anche forti, di un governo a noi molto vicino. L'errore più grande è il tempo. Non so se qualcuno ricorda, offrì la mia candidatura, ma non alla persona, il 25 marzo 2023, ma il segnale al centrodestra era: il sindaco sarà meno importante candidato del tempo che gli sarà data a disposizione. Non voglio immaginare anche Fabio stesso un anno e mezzo prima candidato. Ci apriamo alla città, partiamo da Bari. Qualcuno forse se l'è dimenticata, io faccio per primo mea culpa da candidata, ci rivolgiamo ai baresi cercando di costruire insieme ai baresi che la vedono come noi, quindi su valori e su progetti cerchiamo di costruire il futuro di Bari, perché riteniamo che si debba passare anche dai programmi, che i programmi debbano essere condivisi con la base dell'elettorato, ma soprattutto ci rivolgiamo a chi è rimasto a casa. Ad essere notata è stata l'assenza all'incontro di Fabio Romito, a cui è stato dedicato un lungo applauso nel corso dell'appuntamento. Questa è la serata dedicata esclusivamente agli elettori del centrodestra di Bari, in un dibattito franco, aperto e senza rete. Fabio è un pezzo del cuore nostro, è quello col quale non si può prescindere per ripartire, e quindi a noi tutto ancora il nostro apprezzamento e per il coraggio che ha avuto in questa campagna elettorale così difficile. Però volevamo circoscrivere veramente la serata ai cittadini baresi che hanno voglia di dire qualunque cosa.